Let's just move on quickly and look at paleontology. Muoviamoci velocemente, passiamo velocemente alla disciplina successiva, paleontologia. Here we see the remains of a plesiosaur being unearthed. Qui potete vedere i resti di un plesiosauro, spero che si dica così, incisi nella terra. Some of the dinosaurs were huge creatures. Alcuni dinosauri erano veramente delle creature enormi. This is simply the foreleg of a brachiosaurus. Questo è, diciamo, l'avambraccio, no, la parte più bassa della gamba di un brachiosauro. Some dinosaur remains are very small. Invece alcuni resti di dinosauri sono di dimensioni piuttosto piccole. But the interesting thing is that these beautifully preserved remains. Ma la cosa interessante è che questi resti preservati in maniera così bella are found in sedimentary rock layers all around the world. Sono sempre ritrovati in livelli, strati di roccia sedimentaria. Spero che si dica così. The usual story about the formation of a fish fossil goes like this. La storia, per quanto ci viene detta, relativamente alla formazione di un fossile, dice così. A little fish is swimming along in the river or lake. Un piccolo pesce stava nuotando liberamente in un fiume o in un lago. And it dies and sinks to the bottom. Muore e affonda sul fondo. Then some sediment is swept in and it covers over the body of the fish. E a un certo punto dei sedimenti ci arrivano, lo ricoprono e ricopre il corpo del pesce. And it sets hard as rock. E diventano questi sedimenti duri come la roccia. Over time there is some uplift. E dopo un certo tempo c'è in un certo senso una elevazione di questa roccia, un'emersione. And then some erosion and somebody finds a fossil. E quindi poi interviene un po' di l'erosione e poi arriva qualcuno che, ecco, trova il fossile. But let's test this with some observable science. Ma proviamo a mettere questa ipotesi alla prova facendo un test attraverso delle osservazioni. What normally happens in nature when a fish dies? Does it sink to the bottom or float to the top? Prima di tutto, che cosa succede normalmente nella natura quando un pesce muore? Va a fondo o galleggia? You can try this out at home and lo potete provare da soli a casa. Put some cyanide in your goldfish bowl. Cyanide, arsenic, poison. Ah, ok. Poison. Mettete un po' di veleno arsenico nel vostro acquario. And you'll discover that the fish float to the top. E scoprirete quando i vostri pesci moriranno che i pesci galleggiano. And then in nature, what happens? Other fish eat the body. E nella natura, in natura, che cosa succede? I pesci, are the fish? Are the fish eat the body? Eat, ok, sì. I pesci mangiano il corpo. Or birds will pick at it. Ok, altri pesci, può succedere in natura, che mangiano il corpo, oppure che, quando un pesce galleggia, oppure degli uccelli vengono e mangiano il corpo. And then the skeleton will sink to the bottom. E poi magari lo scheletro affonda in fondo, va a fondo. You can do a scientific experiment. E potete fare un esperimento scientifico. You can go snorkeling or scuba diving. Potete provare andando sott'acqua a fare un po' di scuba diving, cioè andare con le bombole, oppure fare un po' di snorkeling con il tubo e le pinne. And do you see all those dead fish lying on the bottom of the ocean waiting to become fossils? E quando fate questo vedete molti pesci lì sul fondo del mare, molti scheletri di pesci sul fondo del mare che lì sono lì ad aspettare di diventare fossili? Punto di domanda. Of course not. No, sicuramente no. So how quickly do fossils form? Quindi in che tempi, quali sono le tempistiche per la formazione dei fossili? This is a marine creature called an ichthyosaur. Questa è una creatura marina chiamata, non ho capito il nome, what's the name of it? Ichthyosaur. Ichthyosauro, ok. Yeah. And this is a female ichthyosaur. Can you tell me how I know it is a female ichthyosaur? Questa è una femmina di un ichthyosaurio. Potete dirmi perché io so che è una femmina? Has nice big eyelashes. Le sue eyelashes. Nice big eyes. Okay. Le sue carine, le sue belle sopracciglia, le sue belle ciglia. Punto di domanda. Can anybody see? How do I know it's a female?
Qualcuno di voi vuole intervenire? Come faccio a sapere che questa è una femmina? It is giving birth. There is a baby ichthyosaur emerging from its mother's birth canal. Ah, ok. Sta partorendo. Questo è un piccolo ichthyosaurio che sta nascendo. Now, I have heard of long labors, but that did not take thousands of years to form. Ho sentito parlare di travagli veramente lunghi, ma non posso credere che possano durare migliaia di anni. That creature died rapidly. Quella creatura è morta in maniera rapida. It was dumped on by tons of sediment. Ed è stata schiacciata da tonnellate di sedimenti. And preserved in the rock. E preservata così com'è nella roccia. Look at this one. Guardate questo qua. He was still eating breakfast. Stava ancora mangiando la colazione. You see, what we observe in the fossil record. Quindi quello che noi osserviamo dalle tracce dei fossili is exactly consistent with the Bible's account of a global catastrophic flood. È esattamente coerente con il resoconto biblico di una catastrofe mondiale, di una alluvione di tipo catastrofico e di tipo globale. When we find fossil bones, quando troviamo delle ossa di fossili, they do not have a tag on them that say how old they are. Non hanno un'etichetta su di loro che dicono quanti anni hanno. This is the evidence that we actually find in the present. Quindi questo è l'oggetto, la prova che noi troviamo nel presente. But the age is an interpretation. Ma l'età è un'interpretazione. So did the dinosaurs die out 65 million years ago? Quindi è vero che i dinosauri sono estinti, si sono morti 65 milioni di anni fa? This is an interesting case where a scientist called Mary Schweitzer. Questo è un caso molto interessante nella quale una scienziata di nome Mary Schweitzer reported finding red blood cells in a dinosaur bone. Riporta di aver ritrovato delle red blood cells, di aver trovato dei globuli rossi nell'osso di un dinosauro. C'è anche scritto. Hemoglobin is a very complex molecule. L'emoglobina è una molecola molto complessa. And it certainly will not survive 65 million years. E sicuramente non riesce a sopravvivere 65 milioni di anni. Mary Schweitzer said this. Quindi Mary Schweitzer dice questo, e lo traduco. It was exactly like looking at a slice of modern bone. But of course I couldn't believe it. Okay. Era esattamente come osservare una fetta, un pezzo di un osso moderno, contemporaneo, ma ovviamente io non riuscivo a crederci. I said to the lab technician, the bones after all are 65 million years old. Allora dissi al tecnico del laboratorio, ma dopo tutto quelle ossa hanno 65 milioni di anni. How could blood cells survive that long? Com'è possibile che delle cellule di sangue siano sopravvissute così a lungo? The fact is that they cannot. Il fatto è che questo non può accadere. So before her very eyes was evidence that the bone was not 65 million years old. Quindi davanti ai suoi occhi c'era la prova e l'evidenza che quelle ossa non avevano 65 milioni di anni. Some years later, Mary Schweitzer published again. Alcuni anni dopo Mary Schweitzer ha fatto una pubblicazione scientifica ancora. On this occasion she found a Tyrannosaurus rex bone. E in questa occasione ha trovato delle ossa del Tyrannosaurus rex. Which had soft and flexible tissue inside. E che erano ancora composte da tessuti flessibili e morbidi al loro interno. And here you can see some of that tissue. E qui potete vedere alcuni di questi tessuti. Some ligament here. Alcuni legamenti qui. And blood vessels. E alcuni vasi sanguigni. And this was reported in Science Journal in 2005. E questo era riportato nella rivista scientifica dal nome Science nel marzo del 2005. And this is what she said. E questo è quello che dice la scienziata al riguardo. As the fossil dissolved, transparent vessels were left behind. Insieme al dissolvimento del fossile, i vasi trasparenti sono rimasti. It was totally shocking, Schweitzer says.
e ciò era completamente sconvolgente. I didn't believe it until we had done it 17 times. E non riuscivo a crederci fin quando non abbiamo ripetuto 17 volte. I understand that the fossils dissolve transparent vessels. Transparent vessels are the tissues. That's right, okay. The soft tissue that was left behind. Were left behind as the soft fossils. Ok, al momento che i fossili si dissolvevano, cioè diventavano fossili, i vasi trasparenti, cioè i tessuti molli che ha descritto prima, venivano in un certo senso preservati, non subivano la stessa decomposizione. Penso che questo sia il senso. But you can see here the power of observable, repeatable experiments. Ma qui potete vedere l'efficacia di ciò che è osservabile, ripetibile e sperimentabile. You see the age of those dinosaur bones. Quindi potete vedere che l'età di quelle ossa di dinosauro was only a few thousand years at best. E al massimo potevano essere di poche migliaia di anni. And certainly not 65 million years. E certamente non 65 milioni di anni. You see, the evidence is consistent with the Bible's record. Quindi le prove sono coerenti con il resoconto biblico. Here's an example of supposed evolution of a whale. Qui c'è un esempio di una supposta evoluzione, presunta evoluzione di una balena. This is a drawing of an intermediate form on its way to becoming a whale. Questo è un disegno di una sua fase intermedia nel suo processo di diventare una balena in maniera evolutiva. The scientists who reported this said that it was a perfect intermediate form. E lo scienziato che ha fatto questo resoconto ha detto che questo rappresentava perfettamente una forma intermedia dell'evoluzione. But the evidence was based on this. Ma l'evidenza, le sue prove erano basate su questo. These pieces of bone from the skull were found. Questi pezzi di ossa trovati da pezzi del teschio della balena, plus a few teeth. Più alcuni denti. Now 7 years later, a complete skeleton of Pachycetus was found. 7 anni dopo, uno scheletro completo di un pachiceto, correggetemi se sbaglio, è stato trovato. And now they think that Pachycetus looks like this. E adesso pensano che il pachiceto invece abbia questo aspetto. And this is nothing like a whale. E questo non assomiglia per niente a una balena. So when the evidence all comes in, the story is very, very different. Quindi quando tutte le prove, le evidenze vengono, emergono alla nostra osservazione, noi vediamo che la storia è molto diversa. Here is a supposed sequence of evolution from a land mammal to a sea mammal. Qui c'è una presunta evoluzione, una presunta scena di un'evoluzione da un mammifero terrestre a un mammifero marino. This is a real animal. Questo è un animale reale. This is a real animal. Questo è un animale reale. But these are imaginary. Ma questi intermedi sono animali immaginari. However, perhaps it is possible for a land mammal to evolve into a sea mammal. Forse è possibile per un animale, per un mammifero terrestre, evolvere in un mammifero marino. It might look like this. Ma potrebbe anche sembrare come questo. Potrebbe anche sembrare così, avere questo aspetto. Well, evolution is the substance of fossils hoped for, the evidence of links not seen. Quindi, l'evoluzione è la sostanza di fossili per cui si spera che siano la prova di collegamenti non visibili. I'm not sure how well that translates, but in Hebrews chapter 11 verse 1. Non sono sicuro come ciò si possa tradurre, ma in un passo della Bibbia che è Ebrei 11 versetto 1. There is a scripture that says that faith is the substance of things hoped for. C'è una scrittura, un verso che dice che la fede è la realtà di cose che si sperano. The evidence of things not seen. È la prova di cose che non si vedono. La realtà di cose che si sperano è la prova di cose che non si vedono. So the evidence from paleontology in fact best fits the Bible's creation model. Quindi anche i dati provenienti da osservazione paleontologica si adattano perfettamente al meglio al modello della creazione.